ringraziamo Virginia Raggi, Chiara Pendino e Fabio Fucci. Ciao! Ciao! Grazie. Grazie. Grazie, lo dico davvero, lo dico col cuore, e questo lo dico non solo da parte mia ma da parte di tutti quelli che lavorano con me, i consiglieri, gli assessori, i presidenti municipali, i consiglieri, gli assessori dei municipi. Grazie perché ci fate sentire a casa. Questa è l'Italia che vogliamo, è un'Italia a 5 stelle, è un'Italia fatta di persone che si impegnano ogni giorno con passione per cambiare, per migliorare. Questo è quello che stiamo facendo ed è la passione quello che ci muove tutti i giorni, è la nostra guida, è quello che ci spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà, e di difficoltà ce ne sono sicuramente tante, lo possono testimoniare anche i miei colleghi. Grazie. Non mollo. Non mollo, non molliamo, ci mancherebbe. Ci abbiamo messo tanto ad arrivare fino a qui, e quando giriamo per strada, tutti quelli che ci incontrano ci dicono non mollare, non mollate. Non mollate perché dopo di voi non c'è niente, questo ci dicono, e questo ci fa andare avanti tutti i giorni a testa alta, perché a testa alta facciamo quello che facciamo. Solo che quando noi governiamo e governiamo bene, non lo raccontano, perché non lo possono raccontare, perché per raccontare quello che facciamo ci vuole coraggio. Ci vuole un coraggio che loro non hanno, perché se dicessero quello che stiamo facendo, io vi dirò qualcosa adesso, ma se lo dicessero tutti quelli che hanno governato fino adesso e che ci hanno portato nel baratro, Roma era nel baratro, andrebbero a casa, perderebbero tutto, e allora fa molto più comodo dire che a Roma non va bene niente. E invece Roma piano piano sta migliorando, e ce lo dicono i cittadini quando andiamo per strada. Al gazebo del comune abbiamo delle slide con 250 piccoli successi, piccoli e grandi successi, 254 anzi per l'esattezza, 254 passi per allontanarci da Mafia Capitale e avvicinarci al cambiamento. Io ho appuntato qualcosa, perché 254 sono un po' troppi da ricordare, abbiate pazienza. Però ecco, qualcosa secondo me va detto. Ciao. Parliamo di ATAC. ATAC quasi sarebbe da... neanche la devo descrivere, ormai tutti in Italia sanno che cos'è ATAC, l'azienda dei trasporti. Ce l'hanno lasciata con 1.300.000.000 di debiti, cioè un po' pesantita, un certo fardello. E noi abbiamo avuto il coraggio di mettere le mani lì dove nessuno lo aveva fatto. Ogni anno la rifinanziavano, ci mettevano dentro altri soldi pubblici e poi si ricominciava la giostra. Noi stiamo cercando di risanarla, e questo non si può dire. Questo non si può dire, o bisogna subito trovare qualcosa che va male, perché non si può dire che dei ragazzi la vogliono rilanciare, perché per noi un servizio pubblico essenziale, oibò, deve essere pubblico. Questo fa un po'... è un po' brutto da dire per chi vuole privatizzare tutto. Abbiamo...
stiamo risolvendo anche piccoli passi alcune questioni del trasporto. Abbiamo trovato 45 filobus buttati in un deposito, stavano lì da qualche anno e li abbiamo rimessi in strada. I cittadini erano contenti, ma questo non si racconta. Vi racconto una cosa, l'ultima, avvenuta una settimana fa. Siamo riusciti a fare una cosa stupidissima, collegare una fermata, il capolinea della metro B, all'aeroporto di Ciampino, con un autobus. I cittadini erano contentissimi. Questi sono piccoli esempi di come le cose possono funzionare. E vi dico la verità, questo ve lo devo dire, anche se è tutto molto difficile, ogni volta che riusciamo a strappare con le unghie e con i denti un successo, questo ci riempie il cuore e ci dà veramente la forza e il coraggio di andare avanti. Perché è questo quello che fanno gli amministratori. Devono cercare di amministrare la loro città con quello che si trovano ovviamente in mano e lo devono fare bene nell'interesse dei cittadini. E quando vedi che i cittadini sono contenti perché sei riuscito a risolvergli un problema, beh, quello ti ripaga da tutta la fatica. Non c'è soddisfazione più bella. Vi racconto due cose, perché poi chiaramente queste notizie non passano, non possono passare. I dati ci dicono che il turismo nella capitale è in crescita, ma voi ne avete sentito parlare? Abbiamo lanciato il PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. È un sistema con il quale i cittadini possono interloquire, parlare con l'amministrazione e dire che cosa vogliono fare. Per esempio, vorrebbero più linee di autobus in una zona, vorrebbero più piste ciclabili in un'altra. È un modo con il quale noi ci avviciniamo ai cittadini. Solamente un giornalista ha avuto il coraggio di dire che è entrato nel sistema, ha smanettato, lo ha trovato molto facile, molto bello, fatto bene e utile. Solo uno. Ne avete sentito parlare? Non avevo dubbi. Abbiamo fatto un regolamento per limitare gli orari e le distanze degli esercizi nei quali ci sono le slot machine. Silenzio. Stiamo risistemando tutto il sistema del verde in città. Avevamo tanti anni fa, qualche decina di anni fa, avevamo circa 3.000 giardinieri in tutta Roma, oggi ne abbiamo 180. Stiamo cercando di assumere persone, ne abbiamo trovati altri 100. È un lavoro difficilissimo, ma lo stiamo facendo con passione. E beh, c'è sempre qualcosa che non va. Non è che dicono, stanno iniziando finalmente a metterci le mani, hanno avviato il programma per il monitoraggio degli alberi, stanno risistemando una cosa che prima era completamente abbandonata. Non lo dicono, chiaramente, è troppo scomodo. L'anno scorso abbiamo deciso di festeggiare il Capodanno con 24 ore di festa, la festa di Roma l'abbiamo chiamata, 24 ore di festa. Hanno solamente detto che non abbiamo fatto il concertone di Capodanno, si sono dimenticati di dire che di concerti ne abbiamo fatti 50 in città e c'era tutta Roma in giro. Abbiamo detto con coraggio no alle Olimpiadi, visto quello che hanno lasciato in tutte le altre città. Questa era facile. Questa era facile, sapevo che vi sarebbe piaciuta. Però attenzione, noi diciamo no alle Olimpiadi, ma diciamo sì allo sport. Abbiamo organizzato la scorsa settimana la prima mezza maratona interreligiosa. C'erano tutte le religioni, l'abbiamo organizzata con il Vaticano, con la comunità ebraica, con la comunità islamica, con la comunità ortodossa. La prima edizione c'erano 6.000 persone a correre a Roma per urlare no alla guerra, alle discriminazioni, alla violenza. Ne avete sentito parlare? Non lo dicono. Esatto. Allora io non mi dilungo oltre. Ripeto, al gazebo dei nostri consiglieri, se avete voglia potete vedere tutto quello che stiamo facendo e ogni giorno c'è un piccolo successo. Apriamo un asilo, inauguriamo una struttura che era chiusa e i cittadini ci ringraziano, ma questo non si dice. Quello che vorrei dirvi è che noi non possiamo mollare, non lo faremo.
Non lo faremo mai. Però dovete aiutarci. Dovete aiutarci a far sentire la nostra voce, perché noi ci proviamo in tutti i modi. Noi andiamo in giro a raccontare quello che facciamo. Voi aiutateci a far sentire la nostra voce, a diffondere quello che facciamo. Perché noi lo facciamo ogni giorno con grandissima passione. Io amo Roma, Roma è la mia città. Io ho rinunciato alla mia vita privata per Roma e l'ho fatto perché ci credo, e con me lo stanno facendo tutte le persone della mia squadra, e lo stanno facendo sicuramente anche le persone che lavorano con Chiara, le persone che lavorano con Filippo, le persone che lavorano con Fabio, e continuiamo a farlo. Ma aiutateci a far sentire la nostra voce. Grazie, grazie. Ciao a tutti e a tutte, ciao, grazie, grazie. Intanto un grazie a chi ha organizzato questa magnifica festa che ci permette di vederci tutti qui questa sera. Un grazie a tutte le persone che lavorano con me ogni giorno, perché qua sono io sul palco, ma con me c'è una squadra magnifica, una giunta, una maggioranza, dei consiglieri, attivisti che si danno un gran lavoro, fanno un grandissimo lavoro, gli uffici. Davvero, qua vedete me, ma in realtà c'è tutto il Movimento 5 Stelle di Torino che ogni giorno si impegna quotidianamente e cerca di dare delle risposte alla propria città. Vi racconto un piccolo aneddoto che è avvenuto questa mattina. Sono venuta qui con la mia famiglia e pensavamo di venire qui a piedi. Ci siamo incamminati, non da Torino, ovviamente, da dove stiamo alloggiando. Allora abbiamo iniziato a fare questi due o tre passi, poi ci siamo accorti che in realtà eravamo un po' troppo lontani. E due ragazze, che magari sono qui nel pubblico, non lo so, ci hanno visto, ci hanno riconosciuto e ci hanno detto: ma salite in macchina, andiamo noi a piedi perché voi siete con una bambina. Perché vi dico questo? Intanto grazie ovviamente a quelle ragazze che ci hanno dato il passaggio, ma perché questo è il senso di comunità, questo è il senso di comunità, di solidarietà, che fa parte del Movimento 5 Stelle, e non dimentichiamolo mai, perché noi siamo tutti insieme una grande comunità. Io non vi farò l'elenco delle cose che abbiamo fatto, di cosa faremo, ma vi parlo di comunità, perché è un valore che non solo fa parte del Movimento 5 Stelle, ma è l'elemento fondante su cui ogni amministratore cerca di lavorare, perché il nostro obiettivo, forse più grande, è quello di ricreare il senso di comunità e di appartenenza alla propria città. Allora, nelle scelte quotidiane, noi abbiamo a Torino un grande obiettivo: ricostruire un legame di fiducia tra le persone e nella propria comunità. E fare comunità significa, ad esempio, prendersi la responsabilità di fare delle ordinanze che bloccano gli orari e riducono gli orari delle slot machine, non facendo contenti tutti, ma tutelando chi è più debole. Se tu tuteli chi è più debole, tu costruisci la comunità. Fare comunità significa anche responsabilizzare i cittadini. Qualche giorno fa, insieme al Presidente del Consiglio, Fabio Versace, e la capogruppo del Movimento 5 Stelle a Torino, Chiara Giacosa, abbiamo presentato un regolamento con cui finalmente permettiamo ai cittadini e alle cittadine di entrare nelle istituzioni e chiedere al sindaco, alla giunta, di qualcosa. Che cosa state facendo? Fare una proposta e dialogare direttamente con noi. Ma non perché il sindaco e la giunta non siano in grado di capire che cosa succede in città, ma perché noi, per costruire la comunità, dobbiamo responsabilizzare il cittadino, e noi chiediamo al cittadino di entrare dentro le istituzioni insieme a noi e di dialogare direttamente con noi e assumersi anche la responsabilità di fare delle proposte e discuterle insieme alla giunta e chi governa la città, perché la comunità la costruiamo tutti insieme, non delegando in bianco una giunta che lavora da sola per 5 anni. Costruire una comunità significa anche fare delle scelte che guardano a 10 anni e non a 1 anno, perché per un amministratore è molto più facile fare delle scelte che sono di breve periodo, che portano consenso subito, ma non sono le scelte che tutelano la comunità, in particolare le persone più deboli. Allora,
cosa significa? Significa ad esempio mettere al centro il tema dell'inquinamento, dell'aria, dell'ambiente. Abbiamo inaugurato da poco 23 pullman elettrici che gireranno per la città di Torino. Stiamo iniziando a diffondere delle colonnine in giro per la città, ma attenzione, non solo per le auto. Facciamo un passo in più. Le facciamo anche per le biciclette e per le carrozzine, perché la mobilità deve essere accessibile e sostenibile per tutti, e anche chi ha una carrozzina ha diritto di poter ricaricare la propria carrozzina quando va in giro per la città. Quindi faremo delle colonnine che non solo ricaricano le auto, ma anche le bici e le carrozzine, perché la mobilità è un diritto di tutti e di tutte e deve essere assolutamente accessibile. E far parte di una comunità significa ogni giorno fare scelte difficili. Ha ragione Virginia, governare è molto complesso. È una grandissima responsabilità e ci sono momenti difficili. Io ne ho vissuti, credo tutti noi qui li abbiamo vissuti. Però è una delle cose più straordinarie che ci possa capitare. È un'occasione unica. Noi ce l'abbiamo e ce l'abbiamo qui. Adesso inizia un percorso che ci vedrà verso le politiche. Guardate, gli amministratori sono in trincea. Cercano ogni giorno di fare delle scelte per migliorare la qualità della vita delle persone. Noi abbiamo fatto una scelta politica. Le risorse che abbiamo le stiamo impiegando, e sono poche purtroppo, in piccoli interventi di agopuntura urbana, per cercare di migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi. Interveniamo su una scuola, mettiamo a posto un giardino, mettiamo a posto una strada. E guardate che coraggiosa questa scelta, perché nessuno vede gli interventi piccoli. È molto più facile fare una grande opera, mettere tante risorse in un unico punto e dire questo l'ha fatto la Giunta Appendino. Noi rifiutiamo questa logica, perché le scelte devono essere fatte in base a quello che significa migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi, anche se non sono visibili e non portano consenso. Allora noi amministratori locali abbiamo iniziato un percorso. Ma chiaro che il grande passo saranno le politiche. E tutti insieme, io sono certa che potremo veramente cambiare questo paese. Grazie a tutti e a tutte. Ciao a tutti, amici di Italia 5 Stelle. Grazie per essere qui insieme a noi. Grazie Chiara, grazie Virginia. Allora noi stiamo puntando a governare questo paese, stiamo puntando a governare la Sicilia, il Lazio, questo nostro bellissimo paese, le regioni e tanti comuni. Io sono qui per portarvi un messaggio di speranza, sono qui per portarvi tante belle iniziative, tante belle cose che siamo riusciti a compiere con il governo a 5 Stelle nella città di Pomezia. Una su tutte, abbiamo smontato il paradigma di non ci sono i soldi. Quante volte l'avete sentito? Pomezia è una città fortemente indebitata, 200 milioni di debiti, quasi come Torino in percentuale, in rapporto. Ma quando noi ci siamo insediati nel 2013 avevamo trovato un forte debito, quindi la città nel 2012 chiudeva i bilanci con un meno 7 milioni di euro, nel 2016 l'ultimo nostro bilancio approvato ha chiuso con un più 17 milioni di euro. Senza togliere un servizio ai nostri concittadini, solo eliminando gli sprechi. Per questo motivo siamo stati premiati. Pomezia è una città che è stata premiata al Forum delle Pubbliche Amministrazioni, è una importantissima iniziativa dove partecipano tutte le pubbliche amministrazioni d'Italia. Pomezia ha vinto il primo premio per la gestione del proprio patrimonio immobiliare, dei propri immobili comunali, quindi per quanto riusciamo a gestirli in maniera efficiente, e siamo riusciti a recuperare in 3 anni 5 milioni e mezzo di euro reinvestiti nella manutenzione delle strade, delle scuole e dei nostri giardini, che sono spazi di vita per i nostri concittadini. Abbiamo anche lavorato sul fronte dell'aumento delle entrate, perché un comune finanzia le proprie opere, i propri servizi incassando anche dalle tasse, e un sistema innovativo che abbiamo messo a punto nella nostra città ci consente di scovare quegli immobili fantasma non accatastati o accatastati in maniera scorretta, le famose ville con piscina accatastate come casa popolare. Ecco, con questo sistema siamo già riusciti a scovare 200 immobili, notizia recentissima, che ci consentiranno di fronteggiare tutti i servizi di cui ha bisogno la nostra città. Sul fronte dell'ambiente
Beh, sulla raccolta differenziata Pomezia è una città che ha fatto un grandissimo passo in avanti. Nel 2012 si differenziavano solamente l'8% dei rifiuti. Oggi a Pomezia si differenziano il 66% dei rifiuti. Siamo riusciti, per quest'anno noi riusciremo ad incassare solo dalla vendita dei materiali che recuperiamo circa 400.000 euro solo per quest'anno. Questo ci consente anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, di abbassare la tassa dei rifiuti per i nostri concittadini. Noi li premiamo, i cittadini virtuosi, con questo modo. Abbiamo messo in piedi un nuovo piano urbanistico della città, un piano urbanistico a cemento zero con l'abbattimento degli ecomostri, dove privilegiamo l'abbattimento e ricostruzione per evitare l'ulteriore consumo di suolo. È questa la città, è questo il modello di città che abbiamo in mente. E poi sul fronte del sociale e della partecipazione a Pomezia abbiamo avviato la nostra sperimentazione di reddito di cittadinanza, questo sostegno che noi garantiamo alle persone in difficoltà, a chi si trova a perdere il lavoro o a chi vive il disagio di una malattia improvvisa. Il comune li sostiene, 500 euro al mese per 6 mesi per non perdere la speranza e la dignità. Abbiamo avviato quello che abbiamo voluto chiamare un sistema di cittadinanza attiva, la partecipazione su cui tanto puntiamo. I nostri concittadini oggi, cittadini e associazioni, possono darsi da fare, possono rimboccarsi le maniche in opere di pubblica utilità dove il comune ci mette il materiale e la polizza assicurativa e il cittadino presta la sua opera volontaria per pulire un giardino, tinteggiare una scuola, fare dei piccoli lavori di manutenzione. Abbiamo riavvicinato i cittadini al senso di fiducia nei confronti delle istituzioni con questa operazione. Anche sulle imprese, non abbandoniamo, le imprese sono l'ossatura delle città ma sono l'ossatura anche del nostro paese. Quindi abbiamo deciso di premiare le imprese che ci presentano progetti innovativi con dei contributi economici. Noi siamo convinti che se crescono le imprese nelle nostre città, allora crescono le città stesse. E anche Pomezia è un puntino, un tassello di quella smart nation che tanto vogliamo quando saremo al governo del nostro paese. Perché Pomezia è una delle città dove la mobilità elettrica è più sviluppata. Pensate, a Pomezia c'è l'unica stazione per ricarica rapida delle vetture elettriche. In 20 minuti ricarica il 60-80% della batteria. Ed è proprio a Pomezia. Questo significa guardare al futuro e puntare al futuro. E poi, sotto il profilo delle infrastrutture e delle scuole, tutti questi risparmi che noi siamo riusciti ad ottenere in questi anni ci hanno consentito di investire tanto. A Pomezia solo recentemente siamo riusciti ad aprire un nuovo asilo nido, una nuova scuola dell'infanzia, una scuola media, a ristrutturare le palestre delle scuole esistenti. Abbiamo più che quadruplicato gli investimenti per la manutenzione delle strade, le buche che tanto stanno a cuore a voi concittadini, e giustamente, perché la manutenzione delle strade ne va della sicurezza di chi le percorre. E quindi questo per lanciarvi un grandissimo messaggio di speranza. Dove il Movimento 5 Stelle governa, si raggiungono grandissimi risultati, ed è con questo che noi ci presentiamo alle prossime sfide e alle sfide dei prossimi mesi. Una su tutte, le regionali della Sicilia, poi del Lazio e poi le politiche. Bene, amici di Italia 5 Stelle, prendiamoci questo paese. Grazie. Buona, va. Vai, sindaco. Bello.